cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 35. Salve a tutti, sono Olimpia e come sempre voglio ricordarvi i nostri contatti telefonici per cominciare. Allora, è lo 0773 49 35 05 899 36 1015 e per chi ci chiama dalla Svizzera 0901 127 127. In attesa della prima telefonata, io voglio ricordarvi un'iniziativa molto carina, che è il concorso delle streghette. Il concorso delle streghette è iniziato ad aprile e termina ad agosto, a fine agosto, e per partecipare bisogna iscriversi sul nostro sito, che è www.cartomantieuropei.com/concorso. Iscrivendovi su questo sito, sul nostro sito, potete accumulare punti chiamando. Ogni minuto di chiamata corrisponde ad un punto. Per accumulare i punti dovete chiamare lo 0... Chiedo scusa, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno, con chi parlo? Sì, salve, mi chiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe, come posso aiutarti? Volevo fare le carte sulla mia S, se le condiamo insieme. Sì, allora Giuseppe, mi dici la tua età e il tuo segno, per favore? Sì, allora sono nato il 23-02-95 e okay. Sono che pesci. Ok. Lei come si chiama? Lei si chiama Skylar. Oddio, non ho capito il nome, scusami. Skylar. Skylar? Sì, esatto. Ok, perfetto, ho capito bene allora. Mi dici il suo segno e la sua età, per favore? Il suo segno acquario è 17 anni. Ok, acquario. Allora, vediamo un po', Giuseppe. Da quanto tempo vi siete lasciati? Da 5 giorni. Ah, quindi è proprio fresca fresca. Sì, esatto. Vediamo un po', Giuseppe. Allora, non incrociare nulla, mi raccomando. Sto mischiando le carte. Quando ti senti pronto, mi dai lo stop. Ok. Ok. Allora. Adesso faccio 3 mazzetti. Sinistra, centro o destra? Centro. Al centro. Allora, Giuseppe, vediamo un po'. Tesoro, però questa ragazza non sta bene. Ha un po' di problemi a casa. Esatto. Sì, sì. Vedo una brutta situazione, vedo un po' di... A parte i problemi economici, che quello, bene o male, purtroppo ce l'abbiamo un po' tutti, ma vedo proprio come se lei ha subito proprio quasi un... come se avesse subito quasi una perdita, questa ragazza. Ho avuto un po' un problema quando era piccola col padre. No, infatti lo vedo che comunque sia, guardando il suo passato, le carte non sono bellissime. Sì. Tesoro, io vedo che questa ragazza comunque sia, al momento è un po' confusa. Per quanto tempo siete stati insieme? Perché sembra qualcosa di fresco, di recente, ecco. Sì. Infatti lo vedo che lei comunque è ancora un po' confusa, non sta bene, non sa bene quello che vuole, poi è anche molto giovane lei. Giuseppe, il consiglio che ti posso dare, guardando le carte, è che comunque sia, tieni da conto che una ragazza, essendo così giovane, ha bisogno di continue novità, ha bisogno di continui stimoli. È un po' come se tu dovessi conquistarla ogni giorno, perché comunque le carte mi danno che lei è una ragazza piena di speranze, ha voglia di scoprire ancora tanto, non vuole fermarsi a quella che può essere la vita di coppia noiosa, monotona. Lei ha bisogno di tanti stimoli, è molto giovane, devi darglieli, devi cercare di farla distrarre, sì, vivere la vita di coppia, ma fargliela vivere. Siccome le siamo lontani, lei abita a Como, lei è in Puglia, quindi non so. Però, insomma, è normale che poi comunque le cose così a distanza, così giovani, iniziate ad avere un po' di... battibecchi, sai, la lontananza, lasciala semplicemente. Io ti vedo che tu sei un po' geloso di lei, dalle carte è venuta forte la tua gelosia.
Ma ci sarebbe il ritorno, quindi? Guarda, il ritorno c'è, devi soltanto imparare. Guarda, il problema grosso tuo è la gelosia. Devi imparare a dare una controllata ai tuoi scatti di gelosia. Perché tieni da conto che è una Ok, ragazza giovane, normale, siete lontani, non può uscire con te, esce con le amiche. Ma uscire con le amiche non vuol dire tradirti. Quindi sì. devi essere un pochino più rilassato. Poi il suo segno, comunque un bel segno, dà una certa sicurezza. Quindi, tesoro, veramente stai tranquillo. Almeno Cerca. tra quanto c'è il ritorno? Guarda, io lo vedo comunque, tieni da conto che stiamo parlando per la fine dell'estate, più o meno, entro la fine dell'estate, quindi da domani ogni giorno è buono, eh? Ma credo che ci vorrà molto, molto meno, Giuseppe, molto meno. Se tu saprai giocare bene le tue carte, saprai star vicino a questa ragazza nel modo che, giusto, dandole il giusto spazio che lei vuole per se stessa, vedrai che tranquillamente tornerà da te, perché comunque è innamorata. Quindi basati su questo, l'amore c'è. Va Volevo bene, sapere un'altra Giuseppe? cosa. E Giuseppe, veloce, veloce. Sì. Volevo sapere se io viaggio da lei, perché devo fare un viaggio in Puglia da lei. Questo Ah, devi andare da è il lei? viaggio, sì. Era Per quando era programmato? programma che ho per il 20 Ok. luglio. Va bene, allora, Se era vediamo. più avanti, non lo so. Vediamo, dammi lo stop. Cap. Ok, faccio una domanda secca. Sinistra, centro o destra? Ok. Sinistra. Quattro e cinque. Sinistra o destra adesso? Sinistra. Allora, vediamo un po'. Guarda, il viaggio sarà sicuramente rimandato. Devi cercare prima di riallacciare il rapporto con lei. Una volta che avrete rimesso le cose in chiaro, il viaggio ci sarà. Però per il Ah, ci sarà poi? momento è stato rimandato. Sì, il viaggio ci sarà, tesoro, però per il momento è solo rinviato, non è Sì, ho cancellato. Ok? capito. Ok. Va bene. Poi se vuoi approfondire il discorso, Giuseppe, ci chiami al numero che hai chiamato anche per prenotarti per la televisione. E se vuoi approfondiamo il discorso in privato con me, io sono Olimpia, oppure con una mia collega, come preferisci tu. Ok, va Ok? bene, la ringrazio. Grazie a te, Giuseppe, buona fortuna. Salve. Ciao. Grazie, salve. Allora, riprendiamo il discorso del concorso delle streghette. Vi dicevo, dopo esservi iscritti sul nostro sito www.cartomantieuropei.com/concorso, si possono accumulare i punti chiamando due numeri, lo 0773 493600 oppure l'899 484030. Ogni minuto di conversazione corrisponde ad un punto. Ogni punto va ad accumularsi per alla fine riuscire a ritirare dei fantastici premi che possono essere comunque consultati e controllati sul nostro sito www.cartomantieuropei.com. Per quanto riguarda le chiamate, in attesa che arrivi la prossima chiamata, io voglio ricordarvi sempre che queste nostre dirette potete rivederle tranquillamente in televisione, su Sky, quindi su Lombardia Sat, il canale 908, oppure sul digitale terrestre Tele Lombardia 199. Potete vederle anche sul nostro canale YouTube Cartomanti Europei, sul nostro sito www.cartomantieuropei.com e sulla nostra pagina Facebook, La Vera Cartomanzia Rinascente Tell. Potete tranquillamente guardare sul nostro sito le dirette, in più consultate il nostro sito. Ecco una telefonata. Buongiorno, con chi parlo? Buongiorno, ciao, sono Diana. Ciao Diana, come posso Ciao. aiutarti? Sì, va che potrebbe andare meglio se solo questi amori non mi facessero così soffrire. Senti, io volevo Dimmi. appunto sapere la mia situazione amorosa, è Sì, possibile? certo tesoro, mi dici la tua dal tuo segno, Diana? Io sono Capricorno e sono nata il giorno di Natale. Ok. Vediamo se arriva qualcosa per me perché sono stanca di star da sola. Adesso sei sola. Quanti anni hai, Diana? Ok, 44, sono del 71. perfetto, tesoro. Vediamo subito Sì. se l'amore è in arrivo per te.
perché una ho bella voce un amore allegra. per un ragazzo, per un uomo più giovane di me di 10 anni, ma mi sta facendo tribulare, non mi chiama, non risponde alle telefonate, non risponde ai messaggi da una settimana. Allora, tesoro, vuoi guardare lui o vogliamo guardare se arriva un'altra persona Guardiamo per lui perché non mi risponde, te? perché io vorrei una Ecco. spiegazione, vorrei capire questa situazione. Beh, certo. Allora, lui come si chiama? Lui si chiama Federico. Sì, quanti anni ha? Che segno è? E so che è 34? probabile che sia nato in primavera, dovrebbe avere 32 o 33, non sono sicura. Ok. Vabbè, diciamo che è nato in primavera. Tu mi devi fare un favore però, quando mischio le carte, devi visualizzarlo, devi proprio pensare intensamente a lui, perché non avendo il segno, devi mandarmi la sua energia in qualche Lo vedo modo. già, lo vedo già. Perfetto. Allora, sto mischiando le carte per vedere un po' la situazione di Federico. Quando ti senti pronta, tesoro, mi dai lo stop. Stop. Ok. Allora, faccio tre mazzetti, sinistra, centro o destra? Vado Destra, vediamo un alla po'. mia destra, eh? Sì. Ok. Allora, diamo un'occhiata. Io gli ho anche detto se se l'è presa per qualche cosa che non mi risponde, no? Ho avuto risposta. Non ha avuto risposta. Gli ho scritto anche ti chiamo, Sì. categorica, e non mi ha risposto poi al telefono. Tesoro, tu sei bionda o mora? Chiara o scura? Pardon. E io sono castano chiara sul Sei sul biondo, ma chiaro. diciamo un castano chiaro, ecco, non bionda bionda. Ok, no, i tarocchi non fanno molta di distinzione, o sei chiara o sei scura. Tipo le rosse Ah come no, me, i non suoi sono tarocchi non nera, sono sul esistono. chiaro. Sei sul chiaro, perfetto. No, perché comunque nei suoi pensieri sei venuta tu. C'è stato un cambio improvviso di situazione. Sei sicura che non è successo nulla? Che non gli sia arrivata magari qualche voce, qualche No, perché lui vive e lavora a chiacchiericcio? Milano, io sono qua, c'è più di 100 km di distanza. Perché vedo che comunque la situazione è cambiata all'improvviso. Sì, e non ho capito perché è cambiata di colpo all'improvviso, perché lui mi chiama e mi scrive quei messaggi che stava male per la febbre. Io gli sono Sì. stata dietro con i messaggi e le mail, poi ho scritto come andava e mi ha detto che stava meglio, poi gli ho fatto dei messaggi perché comunque lo volevo incontrare, delle telefonate. E Sì. non ho avuto nessuna risposta, è cambiato di colpo all'improvviso qualcosa, non so che cosa, e l'ho sentito che si è allontanato da me. E io ci vorrei capire un attimo qualcosa, perché dico come, prima mi cerchi e poi c'è, non è una cosa, no? Beh, certo, Specialmente quando una giustamente. persona esce da un'influenza, dici, vabbè, sta bene, però dici, vediamo un attimino come sta Certo, andando. beh, certo. Non so, un rapporto normale, di dialogo, no? E Sì, io gli sentivo giustamente, che di poi a colpo era cambiato distanza. qualcosa, però io non quei giorni non ho visto nessuno, non ho fatto niente di che. No, perché ti spiego, avevo girato poche carte, quindi mi veniva la prima cosa che ti viene da pensare, un cambiamento così repentino è che abbia avuto delle voci, ma obiettivamente a 100 km di distanza la vedo un po' dura. Più che altro guardando, continuando a girare le carte, io comunque posso vedere che effettivamente più che altro è successo qualcosa che ha a che fare con casa sua, con la sua vita di casa, perché è uscita una carta che è il 10 di denari. Il 10 di denari è una carta che indica proprio la casa, alti e bassi della fortuna, ma comunque sia è preceduta dall'imperatrice al rovescio che indica un'instabilità. Quindi sicuramente è successo qualcosa a casa che purtroppo non è riuscito a risolvere. Non lo so, io ero la sua inquilina, poi sono dovuta uscire perché mi diceva che vendeva, non lo so cosa ha fatto, se inerente a quell'appartamento o nell'appartamento dove vive a Milano, questa cosa non la so. Comunque ti dico che lui è una persona che al momento purtroppo non è mancanza di attrazione, non è mancanza di affetto nei tuoi confronti, è proprio che ha dei problemi gravi che deve risolvere con estrema cautela e purtroppo è uno stop che deve darti, ma è questione di pochi giorni ancora, perché comunque sia vedo, sono uscite delle carte molto positive, perché è uscito addirittura l'asso di coppe che indica un'unione anche abbastanza nel futuro, un'unione anche abbastanza solida, un'unione indica la Tu famiglia quindi inerente alla comunque. casa non mi sai dire, io ho percepito un qualche cosa inerente all'appartamento dove lui vive a Milano, non Sì, a questo che ha qui da noi. credo più, molto più probabile, vogliamo vedere, facciamo una domanda diretta alle carte, chiediamo cosa è Sì. successo in particolare, vediamo se ci danno qualche indicazione in più, Sì, va bene Diana? poi non è che ti voglio rubare tempo ad altri che magari hanno No, bisogno anche loro. tranquilla, una domanda secca e diretta, pochi secondi e vediamo. Ok, grazie. Dammi lo stop quando sei pronta, tesoro, non incrociare nulla, mi Sì, raccomando. stop. Ok. Allora, sinistra, centro o destra? Al Centro. centro. Allora, vediamo un po'.
Faccio altri due mazzetti. Sinistra o destra ora? Allora, Destra. sempre alla mia destra. Guarda, credo che è qualcosa che ha a che fare con la sua casa di Milano. E più Con la che sua ha... casa di Milano, giusto? Sì, non Vedi, con allora mi quella... sono sbagliata perché l'ho No, tesoro. percepito. Io anch'io purtroppo ho dei doni e quindi alcune volte, dico purtroppo perché tante volte non fa piacere quello che si percepisce, no? Eh sì. E cosa è successo? Guarda, vedo comunque della... è una carta che mi parla di previdenza, quindi deve prendere delle precauzioni perché è come se ci fosse una disputa su questa casa, è come se la proprietà non fosse del tutto sua. Insomma, deve risolvere un po' di, diciamo, bisticci familiari, pasticci più che bisticci familiari, insomma. Ma lui è in affitto dove vive ora, eh? Eh no, è proprio quello il problema, che l'affitto di quella casa è comunque sia legato a lui e alla sua famiglia in qualche modo. Ho Adesso tesoro, capito. però devo salutarti. Ho capito. Io ti ringrazio. Un bacione Chiamaci e un in bacione a privato. tutti. Un Ciao, bacio a grazie. te, Ciao, ciao ciao, Diana, ciao, grazie, ciao. ciao, ciao. Allora, dopo la chiamata di Diana, io vi ringrazio ancora per averci guardato, per avermi ascoltata e vi saluto e vi ricordo sempre che la cartomanzia ha il suo mondo ed è cartomanti europei. Buona serata. Cartomanti europei. La cartomanzia ha il suo mondo. 0773 49 35 35.